È stato un ulteriore gesto di amore verso i loro pazienti, soprattutto quelli affetti da Covid-19. Questo è il senso di un breve ma emozionante concerto natalizio organizzato da alcuni infermieri e operatori sanitari di Casa Sollievo della Sofferenza, che si è svolto ieri davanti all'ingresso principale dell'ospedale. A tradurre i sentimenti in messaggio è stata Silvia Villani, infermiera della geriatria, attualmente reparto Covid. Pensiamo di riscaldare con queste note musicali i cuori di tutti gli ammalati, perché capiamo il momento, capiamo che non hanno il supporto dei loro familiari, che diversamente, anche se ricoverati, possono venire, stringergli la mano. È un momento davvero difficile. Vedere nei loro occhi il posizionamento del casco e loro soffrire la sete, la fame d'aria. Noi cerchiamo di infondergli il coraggio per dire: guarda, che se hai questo presidio, sì, è brutto, però ti farà tornare a casa. Sopporta, non ti preoccupare, ci siamo noi. E questo è quello che vorremmo trasmettergli attraverso queste note musicali, di riscaldargli i loro cuori. L'iniziativa è stata condivisa e apprezzata dal presidente di Casa Sollievo della Sofferenza, l'arcivescovo Franco Moscone, e dal direttore generale Michele Giuliani. Grazie per il pensiero che avete avuto di dare questo segno natalizio, che sia partito direttamente dall'ambiente di chi opera in Covid è ancora più bello e significativo, perché è pieno di quella speranza e di quella fede che ci avete lasciato anche attraverso lo scritto. Noi continuiamo a crederci, quel noi siete voi, questo gruppo che lavora direttamente in reparto Covid, ma questo noi è allargato a tutta Casa Sollievo, a tutti quelli che qui trovano il loro punto di riferimento professionale e anche ideale. Il segnale è segno tangibile di quanto siamo attaccati al nostro lavoro, di quanto siamo attaccati a questa casa. Io difficilmente, resto indifferente. Stavolta mi sta prendendo un'emozione che sale dal basso e mi sta travolgendo. Perché? Perché abbiamo vissuto, stiamo vivendo momenti difficili. Ora il mio pensiero va a tutti i nostri pazienti, in particolare quelli di area Covid, a tutti gli operatori, a chi in questo momento è a casa perché non può essere con noi. Però l'ho detto nel messaggio di auguri per Natale. Ci sono tanti segni di speranza. Uno dei segni di speranza è questo momento, questo ritrovarsi qui insieme davanti al Cromio, un luogo simbolo di Casa Sollievo. Al termine del mini concerto, come segno di ringraziamento per l'operato svolto, è stata donata agli operatori sanitari impegnati nell'area Covid una medaglia raffigurante il volto di San Pio da Pietrelcina.